Ciao, come stai? Bene, ho mangiato troppo. Cosa esponi a noi stasera? Espongo una serie di quadri che ho fatto nell'ultimo anno, a partire da gennaio, e che rappresentano un po' tutto il periodo che ho passato tra Covid e tante cose. Come ti chiami? Com'è il tuo nome d'arte? Rizlale. Ok. E di cosa trattano? Diciamo che è un percorso travagliato, nel senso che all'inizio mi piaceva fare figure più alienate nei loro spazi molto intimi, asettici, quindi troviamo i primi quadri dove si trova una figura tendenzialmente in un ambiente chiuso e negli ultimi invece regna più il caos, più figure che si sovrappongono e mi è piaciuto tipo sfruttare immagini che ho nel telefono di persone anche che non conosco a volte, quindi persone che in un modo o nell'altro sono passate davanti a me, ma che non conosco, e dare una nuova vita anche alle foto che rimangono solo a volte rimaste lì scartate in digitale. Da cosa prendi ispirazione per fare questi quadri? Appunto da foto che ho in galleria, a volte ho dei momenti in realtà in cui non mi va di fare niente e non sto magari troppo up e poi si scatena tutta l'energia e parte da sola. Invece riferimenti artistici parecchi, Tracy Tipo? Emin, Marlène Dumas, più vecchi, magari più noti, Van Gogh, Casorati. Diversi artisti che adesso, vabbè, se li elenco tutti diventa solo un elenco puntato, non ha molto senso, però. Che strumenti utilizzi per dipingere? Principalmente colori ad olio su tele, mi intelaio io le tele, mi piace molto anche la parte che ci sta dietro proprio al quadro in sé, nel senso proprio magari mi faccio i telai o spesso mi aiuta mio padre, mi fa i telai, poi me li monto, ci monto sopra le tele, e acrilico e olio. E che tipo di strumento utilizzi? Pennelli, spatole. Allora, c'è stato un periodo in realtà che ho usato anche delle spatole, in realtà c'è anche un quadro che è giù e che ho usato delle spatole, ma principalmente pennelli, a volte anche carboncini. Che tipi di corrente artistica ti piacciono di più, oltre a questo? L'espressionismo è una delle correnti mie preferite, da quando le ho studiate, poi adesso è molto in voga, banale magari, però io sono innamorata di Kirchner assolutamente. Mi piace molto quella pittura che segue l'espressione, l'animo dell'artista. È già esposto altrove? Sì, ho esposto in più posti, ma sempre in situazioni molto intime, molto non, mai in posti, ecco, gallerie o cose importanti, diciamo. Sempre in spazi più piccoli, ma anche per una mia scelta proprio che non mi sono mai in realtà proposta a bandi o situazioni del genere perché non mi sento ancora di avere qualcosa di importante da dire. Sono ancora nella fase a metà, all'inizio anzi della mia ricerca, quindi. E perché vuoi dipingere? Perché è l'unica cosa che posso fare, è l'unica cosa che mi dà modo di esorcizzare tutto. E scaricare sulla tela, boh, dire qualcosa semplicemente, non lo so. È l'unica cosa che mi viene proprio spontaneo fare. Ti piace il mettere le tue opere su un social media? No, nel senso che anche sul mio Instagram, rispetto a tutto quello che in realtà produco, c'è poco. L'ultimo quadro l'ho pubblicato, penso, a giugno ed è qua, ma non lo so, mi viene difficile. Hai anche un profilo per il tuo progetto No, artistico? voglio aprirlo prossimamente. E secondo te si riesce a trasmettere l'idea dell'artista anche tramite una foto su Instagram, oppure secondo te non è il media giusto? Secondo me è uno dei mezzi migliori al momento Instagram, perché è molto più usato. E se si usa bene, sì, ma dipende anche molto da che tipo di lavori fai. Cioè, l'arte varia, nel senso ci sono tanti lavori molto in digitale,
o video che vanno benissimo anche su Instagram. Tanti magari lavori li vedi su Instagram, però poi non ti rendi conto, anche se ci sono scritte le misure, non ti rendi conto veramente di un'opera finché non ce l'hai davanti. Anche il linguaggio pittorico, comunque, la pennellata, se la vedi dal vivo è un'altra cosa, quindi tante cose rendono, tante no. Però è utile anche per farsi notare, anche grazie magari alle promozioni, a pagamento, queste cose qua. Hai anche una interazione con altri tipi di arti, tipo la musica, piuttosto Allora, io che... amo la musica, sì, cioè, però non lo definirei proprio un'interazione. Oddio, quando dipingo io, se non ho la musica non riesco. Cosa ascolti mentre dipingi? Tecno. Cose non troppo tranquille e mi dà il ritmo giusto la techno perché non è parlata tendenzialmente, quindi riesco Che proprio a concentrarmi. artisti, principalmente? Ma allora dipende, un po' più tranquilli diciamo che ci sono Arca, Jamixx, se no più pesante a volte, ma non saprei neanche dire i nomi perché a volte mi partono playlist totalmente a caso su SoundCloud. Generi vari, direi, artisti vari, se no a volte anche magari reggae, dub, quando sono in una modalità un po' più tranquilla. Questi 2 anni di lockdown ti hanno aiutato per sviluppare maggiormente il tuo progetto oppure ti hanno fatto andare in depressione e non sei riuscita più a produrre niente? Ma diciamo che ci sono state fasi altalenanti. Periodi in cui non riuscivo a fare niente perché sono una persona estremamente agitata che ha bisogno di stare in mezzo alla gente, andare a ballare. Quindi quando mi hanno tolto quello mi sono chiusa a riccio e non stavo bene. E dopo un po' poi, come al solito, ho iniziato a sfogare le mie cose sulla pittura e quindi già di per sé quando avevo iniziato a dipingere mi piaceva fare questi quadri con temi su, vabbè, esperienze mie passate, quindi depressione, cose del genere, quindi questo ambiente chiuso, spazio chiuso, c'era già prima, con l'iniziare della pandemia si è amplificata questa situazione, però diciamo che è stata appunto una fase altalenante, il Covid, penso più o meno come per tutti gli artisti. In chiusura, quali sono 3 artisti nel tuo settore che bisogna assolutamente conoscere? Marlene Dumas, secondo me, è un artista che spacca ancora adesso. Kirchner, assolutamente. Cattelan, completamente diverso, ma è interessante assolutamente il suo lavoro. Perfetto, molte grazie. Ciao ciao! Ciao.